Buonasera a tutti, sono Casciano Brzejewska, mi parlerò per forse 10 minuti, forse di meno, di Szymborska, di Wisława Szymborska. Ho preparato tutto scritto perché sennò andavo troppo avanti, mi rubavo troppo tempo. In un discorso, pare, la prima frase è sempre la più difficile e dunque l'ho già alle mie spalle. Così la poetessa ha iniziato il suo discorso a Stoccolma nel 1996 in occasione del conferimento del primo Nobel. Appena è stata informata che l'avrebbe ricevuto, che avrebbe ricevuto questo premio, è entrata nel panico. Non ha mai amato essere famosa, non sopportava giornalisti, fotografi, riflettori, folla di gente. Non partecipava volentieri agli incontri, cercava di evitare le interviste. I giornalisti si lamentavano per lunghi mesi di trattative prima di riuscire a incontrarla. Non parlava mai della sua vita privata, non esprimeva pareri sulla poesia, non svelava il suo modo di lavorare. Non le piaceva essere al centro d'attenzione, non era per niente mediatica. Ho potuto constatare di persona questo suo atteggiamento durante un incontro nel 2009 all'università più antica del mondo, eravamo in tantissimi a Bologna, 1500, quasi tutti tenevano nella mano un suo libro. Pietro Marchesani, suo traduttore italiano, giustamente ricordava un'atmosfera particolare, come in una cerimonia religiosa. Szymborska in Italia non ha i lettori, ha i seguaci. Tra i poeti italiani e stranieri i suoi libri sono più venduti. Quando Szymborska ha visto un'enorme sala gremita, ha detto quasi imbarazzata, intimidita, cito a memoria, immaginate un'attrice che viene per la prima volta in questa bellissima città e dando un incontro con i lettori si aspetta di trovare 100, forse 150 persone. Invece siete qui così tanti. Nonostante la fatica e stanchezza, ha conservato per tutti i richiedenti dell'autografo un sorriso e uno sguardo amichevole, anche se sicuramente non vedeva l'ora di uscire per fumare una sigaretta. Tra il pubblico si trovava anche Umberto Eco. Szymborska l'ha salutato dicendo che è un suo scrittore preferito. Ecco, ha letto la poesia Possibilità. Con parola preferisco in ogni verso. Preferisco cinema, preferisco gatti, preferisco le querce sul fiume, eccetera. Alla fine di questa poesia Ecco ha raggiunto un verso molto simpatico. Preferisco Wisława Szymborska. A Szymborska piaceva viaggiare, visitava i musei in un modo tutto suo, particolare. Sceglieva uno o massimo due quadri, oppure soltanto un paio di particolari, di dettagli. Li osservava attentamente ed usciva. Dai suoi vari viaggi portava dei curiosi oggetti, souvenir. Aveva un debole per kitsch. Tanti di questi souvenir servivano dopo per le famose lotterie che organizzava a casa per gli ospiti, scelti con cura per creare un ambiente armonioso. I partecipanti di questi incontri ricordano la formidabile capacità di Szymborska di scherzare. Un'altra passione di Szymborska erano i collage, composizioni che regalava agli amici e conoscenti fatte da lei con i ritagli dei giornali a mo' di quadretto. Tutti questi biglietti quadretti denotavano un suo grande senso dell'umorismo, altrettanto visibile nelle sue poesie e nei testi pubblicati per decine di anni sui settimanali. La raccolta di questi articoli, intitolati Letture facoltative, è uscita in un libro, poi in Polonia, un libro di 800 pagine. Szymborska era una lettrice onnivora, leggeva di tutto, ma veramente di tutto, anche i libri sul mondo animale oppure i vari manuali. Oltre a questi testi, lavorando in redazione di Rzeczy Literackie, La vita letteraria, proprio questa settimanale,
Per anni teneva una rubrica dedicata agli aspiranti scrittori, Posta letteraria. Benché senza il suo nome si capiva perfettamente chi è l'autrice. Szymborska scriveva sempre con un inconfondibile stile e una grande dose di ironia. L'ironia nell'opera della poetessa è un tema molto, molto interessante, richiede un'altra occasione per approfondimento. Anche il tema dell'autoironia, sempre presente nei suoi comportamenti. Un piccolo esempio: all'aeroporto, prima della partenza per Stoccolma, alla domanda di uno dei giornalisti come si sente adesso che fa parte del pantheon dei più grandi della letteratura mondiale, Szymborska rispose: tutto si vedrà col passare del tempo, ne parleremo tra 100 anni. E durante un corso di scrittura i futuri poeti consigliava: l'azione più importante per un poeta è cancellare, e la cosa più utile nel suo appartamento è la pattumiera. Il suo processo di scrittura è sconosciuto, perché Szymborska non amava parlare di questo argomento. Si sa che possedeva un'agenda dove annotava idee, frasi, parole, situazioni. In un'intervista ha svelato che scrivere una poesia è come strappare dalla realtà un particolare. A volte il punto di partenza è un incontro di due parole, la scoperta che queste due parole nella diretta vicinanza si rafforzano reciprocamente. Cito: vorrei che nella poesia stessero accanto, attaccate tra di loro, le cose sublimi e banali, tristi e comiche. E spesso lo troverete così nei versi. A volte un'altra idea arriva da un fatto quotidiano, da un evento veramente accaduto, come quando una mattina, durante la conversazione telefonica con Szymborska, il suo segretario vede la piccola figlioletta alla quale ha servito la colazione tirare giù dal tavolo apparecchiato la tovaglia. Quindi lui esclama: oh, quello che succede? E Szymborska gli dice: questo va bene per una poesia. E infatti dopo l'ha usata anche questo concetto. Alla domanda se ha in mente il lettore dei suoi versi, ammette che vuole che tutto ciò che scrive sia comprensibile. Szymborska scriveva poco, circa 6-7 poesie all'anno. Nei successivi 3 anni al premio Nobel non ha scritto proprio neanche una poesia. Però diceva: ho annotato parecchie cose nella mia agenda. Aveva l'abitudine di lasciarle riposare a lungo prima di pubblicarle, cancellando anche tantissimi versi. Ad alcuni piace la poesia, è una frase scritta negli anni 60, sopravvissuta e recuperata mezzo secolo dopo, è diventata un titolo di una poesia che tra poco ascolterete. Alla fine vorrei nominare alcuni tratti che secondo me sono caratteristici dell'opera di Szymborska. Curiosità, attenzione per i dettagli, un grande senso di osservazione e di umorismo, ironia, nitidezza, capacità di toccare temi e aspetti profondi con una forma leggera, con una struttura limpida. Szymborska a volte usava la forma aforistica. Tante delle sue opere sono molto, molto brevi. Tornando al titolo del nostro incontro, Non c'è fine al mio stupore, sentiamo le parole di Wisława Szymborska, ancora dal discorso pronunciato in occasione del conferimento del Nobel. Il nostro stupore esiste per se stesso e non deriva da alcun paragone con alcunché. Poi perché il mondo, qualunque cosa noi ne pensiamo, spaventati dalla sua immensità e dalla nostra impotenza di fronte ad esso, amareggiati dalla sua indifferenza alle sofferenze individuali, qualunque cosa noi pensiamo, dei suoi spazi trapassati dalle radiazioni delle stelle, stelle intorno a cui si sono già cominciati a scoprire pianeti, già morti, ancora morti, qualunque cosa pensiamo di questo smisurato teatro per cui abbiamo sì il biglietto d'ingresso, ma con
una validità ridicolmente breve, limitata da due date categoriche, qualunque cosa noi pensassimo di questo mondo, esso è stupefacente. Grazie. Siamo messe d'accordo con Rosanna, che vi posso leggere una poesia in polacco. Naturalmente di questo pubblico forse due persone o una conosce la lingua, ma non vi preoccupate, è giusto per sentire un po' la musicalità, la tonalità. Allora, è la poesia che ha il titolo in italiano "Ad alcuni piace la poesia", che dopo, subito dopo di me, sentite in versione tradotta. Niektórzy lubią poezję. Niektórzy, czyli nie wszyscy. Nawet nie większość wszystkich, ale mniejszość. Nie licząc szkół, gdzie się musi i samych poetów, będzie tych osób chyba 2 na 1000. Lubią, ale lubi się także rosół z makaronem, lubi się komplementy i kolor niebieski, lubi się szary szalik, stary szalik, lubi się stawiać na swoim, lubi się głaskać psa. Poezję, tylko co to takiego poezja? Niejedna chwiejna odpowiedź na to pytanie już padła, a ja nie wiem i nie wiem i trzymam się tego jak z bawiennej poręczy. Grazie. Questa lettura a mio padre. Dov'è un obbligo e i poeti stessi ce ne saranno forse 2 su 1000. Piace, ma piace anche la pasta in brodo, piacciono i complimenti e il colore azzurro, piace una vecchia sciarpa, piace averla vinta, piace accarezzare un cane. La poesia, ma cos'è mai la poesia? Più di una risposta incerta è stata data in proposito, ma io non lo so, non lo so. E mi aggrappo a questo come all'ancora di un corrimano. Per coprirsi di foglie, prendere fiato sulla sabbia, sollevarsi sulle ali, essere un cane o carezzarlo sul suo pelo caldo, distinguere il dolore da ciò che dolore non è, stare dentro gli eventi, dileguarsi nelle vedute, cercare il più piccolo errore, un'occasione eccezionale per ricordare per un attimo di che si è parlato a luce spenta. E almeno una volta, inciampare in una pietra, bagnarsi in qualche pioggia, perdere le chiavi tra l'erba,
e seguire con gli occhi una scintilla nel vento e persistere nel non sapere qualcosa di importante. A un gatto non si fa, perché cosa può fare un gatto in un appartamento vuoto? Arrampicarsi sulle pareti, strofinarsi contro i mobili? Qui niente sembra cambiato, eppure tutto è mutato. Niente sembra spostato, eppure tutto è fuori posto. E la sera la lampada non è più accesa. Si sentono passi sulle scale, ma non sono quelli. Anche la mano che mette il pesce nel piattino non è quella di prima. Qualcosa qui non comincia alla sua solita ora. Qualcosa qui non accade come dovrebbe. Qui c'era qualcuno, c'era. Poi d'un tratto è scomparso e si ostina a non esserci. In ogni armadio si è guardato. Sui ripiani si è corso, sotto il tappeto si è controllato, si è persino infranto il divieto di sparpagliare le carte. Che altro si può fare? Aspettare e dormire. Che lui provi solo a tornare, che si faccia vedere, imparerà allora che con un gatto così non si fa. Gli si andrà incontro come se proprio non se ne avesse voglia, pian pianino, su zampe molto offese, e all'inizio niente salti né moine. Nulla due volte accade, né accadrà. Per tal ragione si nasce senza esperienza, si muore senza assuefazione. Anche agli alunni più ottusi della scuola del pianeta di ripetere non è dato le stagioni del passato. Non c'è giorno che ritorni, non due notti uguali uguali, né due baci somiglianti, né due sguardi. Quando il tuo nome qualcuno ha pronunciato, mi è parso che una rosa sbocciasse sul selciato. Oggi che stiamo insieme, ho rivolto gli occhi altrove. Una rosa. Ma cos'è? Forse pietra o forse fiore? Perché tu, malvagia ora, dai paura e incertezza? Ci sei, devi passare, passerai qui la bellezza. Cercheremo un'armonia sorridenti fra le braccia, anche se siamo diversi come due gocce d'acqua. La si ha ogni tanto, nessuno la ha di continuo e per sempre. Giorno dopo giorno, anno dopo anno, possono passare senza di lei. A volte nidifica un po' più a lungo, sole in estasi e paure dell'infanzia. A
a volte solo nello stupore dell'essere vecchi. Di rado ci dà una mano in occupazioni faticose come spostare mobili, portare valigie o percorrere strade con le scarpe strette. Quando si compilano moduli e si trita la carne, di regola al suo giorno libero. Su mille nostre conversazioni partecipa a una, e anche questo non necessariamente, poiché preferisce il silenzio. Quando il corpo comincia a dolerci e dolerci, smonta di turno alla chetichella, è schifiltosa. Non le piace vederci nella folla, il nostro lottare per un vantaggio qualunque e lo strepito degli affari la disgustano. Gioia e tristezza non sono per lei diverse. Solo quando sono unite è presente accanto a noi. Possiamo contare su di lei quando non siamo sicuri di niente e curiosi di tutto. Tra gli oggetti materiali le piacciono gli orologi a pendolo e gli specchi che lavorano con zelo anche quando nessuno guarda. Non dice da dove viene e quando sparirà di nuovo, ma aspetta chiaramente simili domande. Si direbbe che così come lei a noi, anche noi siamo necessari a lei per qualcosa. L'altro senza alcun merito, i primi fra qualunque fra un milione, ma convinti che doveva andare così. In premio di che? Di nulla. La luce giunge da nessun luogo, perché proprio su questi e non su altri. Ciò offende la giustizia? Sì. Ciò offende i principi accumulati con cura? Butta giù la morale dal piedistallo? Sì. Offende e butta giù. Guardate i due felici. Se almeno dissimulassero un po', si fingessero depressi, confortando così gli amici. Sentite come ridono, è un insulto. In che lingua parlano? Comprensibile all'apparenza. E tutte quelle loro cerimonie, smancerie, quei bizzarri doveri reciproci che si inventano, sembra un complotto contro l'umanità. È difficile immaginare dove si finirebbe se il loro esempio fosse imitabile. Su cosa potrebbero contare religioni, poesie? Di che ci si ricorderebbe? A che si rinuncerebbe? Chi vorrebbe restare più nel cerchio? Un amore felice, ma è necessario. Il tatto e la ragione impongono di tacerne, come d'uno scandalo nelle alte sfere della vita. Magnifici pargoli nascono senza il suo aiuto, mai e poi mai riuscirebbe a popolare la terra. Capita in fondo di rado. Chi non conosce l'amore felice, dica pure che in nessun luogo esiste l'amore felice. Con tale fede gli sarà più lieve vivere e morire. Eccoci qui,
distesi, amanti, nudi, belli per noi ed è quanto basta. Solo con foglie di palpebre vestiti siamo immersi nella notte vasta. Ma già sanno di noi, già sanno queste quattro mura, la stufa spenta. Ombre sagaci sulle sedie stanno e il tacere del tavolo è eloquente. E sanno i bicchieri perché sul fondo il tè non bevuto si raffredda. Swift ormai non può certo fare conto che questa notte ci sia chi lo legga. E gli uccelli, non illuderti per niente. Ieri li ho visti scrivere volando con ardire e apertamente quel nome con cui ti sto chiamando. E gli alberi, qual è il significato del loro incessante bisbigliare? Dici, solo il vento forse è informato, ma di noi come ha potuto sapere? Dalla finestra è entrata una falena, con le sue ali piccole e pelose, atterra e decolla di gran lena, fruscia sul nostro capo senza posa. Forse quell'insetto, più di noi dotato d'una vista acuta, vede meglio. Io non ho intuito, né tu indovinato, che i nostri cuori splendono nel buio. Gli sono troppo vicina perché mi sogni. Non volo su di lui, non fuggo da lui sotto le radici degli alberi, troppo vicina. Non con la mia voce canta il pesce nella rete, non dal mio dito rotola l'anello, sono troppo vicina. Una grande casa brucia senza che io chiami aiuto, troppo vicina perché la campana suoni appesa al mio capello, troppo vicina per entrare come un ospite dinanzi a cui si scostano i muri. Mai più morirò così leggera, così fuori dal corpo, così ignara come un tempo nel suo sogno. Troppo, troppo vicina. Sento il sibilo e vedo la squama lucente di questa parola. Immobile nell'abbraccio, lui dorme. Più accessibile ora alla cassiera d'un circo con un leone, vista una sola volta, che non a me, distesa al suo fianco. Per lei ora cresce dentro di lui la valle con foglie rossicce, chiusa da un monte innevato nell'aria azzurra. Io sono troppo vicina per cadergli dal cielo. Il mio grido potrebbe solo svegliarlo. Povera, limitata alla mia forma, ed ero betulla, ed ero lucertola, e uscivo dal passato e dal broccato, cambiando i colori delle pelli, e possedevo il dono di sparire agli occhi stupiti, ricchezza delle ricchezze. Vicina, sono troppo vicina perché mi sogni. Tolgo da sotto il suo capo un braccio, intorpidito, uno sciame di spilli. Sulla capocchia di ciascuno sono seduti da contare angeli caduti.
ce l'ho con la primavera perché è tornata. Non la incolpo perché adempie come ogni anno i suoi doveri. Capisco che la mia tristezza non fermerà il verde. Il filo d'erba si oscilla e sono al vento. Non mi fa soffrire che gli isolotti di ontani sull'acqua abbiano di nuovo con che stormire. Prendo atto che la riva d'un certo lago è rimasta come se tu vivessi ancora, bella com'era. Non ho rancore contro la vista per la vista sulla baia bacinata dal sole. Riesco perfino a immaginare che degli altri, non noi, siedano in questo momento su un tronco rovesciato di betulla. Rispetto il loro diritto a sussurrare, a ridere e a tacere felici. Suppongo perfino che li unisca l'amore e che lui la stringa con il suo braccio vivo. Qualche giovane ala fruscia nei giuncheti, auguro loro sinceramente di sentirla. Non pretendo alcun cambiamento delle onde vicine alla riva, ora leste, ora pigre e non a me obbedienti. Non pretendo nulla delle acque fonde accanto al bosco, ora color smeraldo, ora color zaffiro, ora nere. Una cosa soltanto non accetto: il mio ritorno là, il privilegio della presenza. Ci rinuncio. Ti sono sopravvissuta solo e soltanto quanto basta per pensarti da lontano. Si doveva cominciare il cielo. Finestra senza davanzale, telaio, vetri. Un'apertura e non la più, ma spalancata. Non devo attendere una notte serena né alzare la testa per osservare il cielo. Lo dietro a me, sotto mano e sulle palpebre, il cielo mi avvolge ermeticamente e mi solleva dal basso. Perfino le montagne più alte non sono più vicine al cielo delle valli più profonde. In nessun luogo ce n'è più che in un altro. La nuvola è schiacciata dal cielo inesorabilmente come la tomba. La talpa è al settimo cielo come il gufo che scuote le ali. La cosa che cade in un abisso cade da cielo a cielo. Friabili, fluenti, rocciosi, infuocati e aerei, distese di cielo, briciole di cielo, folate e cumuli di cielo, il cielo è onnipresente, persino nel buio, sotto la pelle. Mangio cielo e vacuo cielo. Sono una trappola in trappola, un abitante abitato, un abbraccio abbracciato, una domanda in risposta a una domanda. La divisione in cielo e terra non è il modo appropriato di pensare a questa totalità. Permette solo di sopravvivere a un indirizzo più esatto, più facile da trovare se dovessero cercarmi. Miei segni particolari: incanto e disperazione.
cercò la vita. È impensabile più rigoglio, più rane, più usignoli, più formiche, più germogli. Cerco di accattivarmela, di blandirla, vezzeggiarla. La saluto sempre per prima con umile espressione. Le taglio la strada da sinistra, le taglio la strada da destra e mi innalzo nell'incanto e cado per lo stupore. Quanto è di campo questo grillo e di bosco questo frutto, mai l'avrei creduto se non avessi vissuto. Non trovo nulla, gli dico, a cui paragonarti. Nessuno ha fatto un'altra pigna, né migliore né peggiore. Lodo la tua larghezza, inventiva ed esattezza. E cos'altro, cosa più? Magia, stregoneria. Mai vorrei recarti offesa, né adirarti per dileggio. Da 100.000 anni almeno, sorridendo, ti corteggio. Ti tiro vita per una foglia. Si è fermata? Se n'è accorta? Si è scordata dove corre almeno per una volta. Tessitura, miniere, lavoro dei campi, costruzioni di navi e cottura di dolci. Quando conversiamo del domani, intromette la sua ultima parola a sproposito. Non sa fare neppure ciò che attiene al suo mestiere, né scavare una fossa, né mettere insieme una bara, né rassettare il disordine che lascia. Occupata ad uccidere, lo fa in modo maldestro, senza metodo né abilità. Come se con ognuno di noi stesse imparando. Vada per i trionfi, ma quante disfatte, colpi a vuoto e tentativi ripetuti da capo. A volte le manca la forza di far cadere una mosca in volo, più di un bruco la batte in velocità. Tutti quei bulbi, bacelli, antenne, pinze, trachee, piumaggi nuziali e pelame invernale testimoniano i ritardi nel suo gravoso lavoro. La cattiva volontà non basta. E anche il nostro aiuto con guerre e rivoluzioni è almeno finora insufficiente. I cuori battono nelle uova, crescono gli scheletri dei neonati, dai semi spuntano le prime due foglioline e spesso anche grandi alberi all'orizzonte. Chi ne afferma l'onnipotenza, egli stesso è la prova vivente che essa onnipotente non è. Non c'è vita che almeno per un attimo non sia stata immortale. La morte è sempre in ritardo di quell'attimo. Invano scuote la maniglia di una porta invisibile. A nessuno può sottrarre il tempo raggiunto. Persona assente si è avviato all'uscita tra la folla. Alcune donne mi hanno sostituito frettolosamente in quella fretta. A una è corso incontro qualcuno che non conoscevo, ma lei lo ha riconosciuto immediatamente. Si sono scambiati un bacio non nostro e intanto si è perduta una valigia non mia. La stazione della città di N ha superato bene la prova di esistenza oggettiva. L'insieme restava al suo posto, i particolari si muovevano sui binari designati.
è avvenuto perfino l'incontro fissato, fuori dalla portata della nostra presenza, nel paradiso perduto della probabilità, altrove, altrove, come risuona questa parolina. Chi poteva pensarlo? Lo stress delle sigarette, io glielo dicevo. Così così, grazie. Scarta quei fiori. Anche per il fratello fu il cuore, deve essere di famiglia. Con quella barba non l'avrei mai riconosciuto. Se l'è voluta, era mia picciola. Doveva parlare, quello nuovo, ma non lo vedo. Kajek a Varsavia, Tadek all'estero. Tu sola hai avuto la buona idea di prendere l'ombrello. Era il più in gamba di tutti, e a cosa gli è servito? È una stanza di passaggio, Vashka non la vorrà. Certo, aveva ragione, ma non è un buon motivo. Con la verniciatura delle portiere indovina quanto. Due tuorli e un cucchiaio di zucchero. Non erano affari suoi, che bisogno aveva? Soltanto azzurre e solo numeri piccoli. 5 volte mai una risposta. D'accordo, avrei potuto, ma anche tu potevi. Meno male che almeno lei aveva quel piccolo impiego. Beh, non so, parenti forse. Il prete è un vero bel mondo. Non ero mai stata in questa parte del cimitero. L'ho sognata la settimana scorsa, un presentimento. Ci aspetta a tutti la stessa fine. Le mie condoglianze alla vedova devo fare in tempo a... Però in latino era più solenne. È la vita. Arrivederla, signora. E se ci bevessimo una birra da qualche parte? Telefonami, ne parleremo. Con il 4 o con il 12? Io vado per di là, noi per di qua. Poteva accadere, doveva accadere. È accaduto prima, dopo, più vicino, più lontano. È accaduto non a te. Ti sei salvato perché eri il primo. Ti sei salvato perché eri l'ultimo. Perché da solo, perché la gente, perché a sinistra. Perché a destra? Perché la pioggia? Perché un'ombra? Perché splendeva il sole? Per fortuna là c'era un bosco. Per fortuna non c'erano alberi. Per fortuna una rotaia, un gancio, una trave, un freno, un telaio, una curva, un millimetro, un secondo. Per fortuna sull'acqua galleggiava un rasoio. In seguito a... Poiché... Eppure, malgrado, che sarebbe accaduto se una mano, una gamba, a un passo, a un pelo da una coincidenza? Dunque, ci sei, dritto, dall'animo ancora socchiuso. La rete aveva solo un buco e tu, proprio da lì, non c'è fine al mio stupore. Al mio tacerlo. Ascolta come mi batte forte il tuo cuore.
giace come virgola antiquata l'autrice di qualche poesia. La terra l'ha degnata dell'eterno riposo, sebbene la defunta dai gruppi letterari stesse ben distante. E anche sulla tomba di meglio non c'è niente che queste poche rime del gufo e la bardana. Estrai dalla borsa il tuo personal passante e sulla sorte di Szymborska medita un istante.